chiedevi, hai chiesto alla squadra e la squadra ti ha seguito, non hai chiesto di essere squadra, di prendersi le sue responsabilità, e nel primo set si è visto tutto, una squadra perfetta, concentrata. Ma devo dire che siamo entrate veramente concentrate, abbiamo messo l'avversario KO subito, sicuramente dobbiamo migliorare perché dobbiamo cercare sempre di fare di più. Oggi in attacco abbiamo fatto un po' più fatica del solito, però oggi abbiamo battuto più forte, c'è stato il carattere, la reazione, quindi sono contenta e dobbiamo guardare avanti adesso a giovedì, che sicuramente sarà una partita difficilissima. È inutile, non era una partita come le altre, insomma, va detto, no? No, ho dentro fuori qua ogni punto è importante, quindi ogni partita è importante. Quindi no, sono contenta di come la squadra ha reagito, comunque come ha giocato e tutte ci siamo dati una mano, come è giusto che sia una squadra. Sono playoff difficili per tutti perché abbiamo visto anche dei risultati, insomma, che non sono assolutamente scontati, quindi anche il vostro calo magari di settimana scorsa in qualche modo viene giustificato dal fatto che ciclicamente, insomma, capita un po' a tutti. Sicuramente capita a tutti, il playoff è un altro campionato, quindi come ho detto l'altra volta si può vincere e perdere con tutti, non c'è una squadra numero uno, quindi un altro campionato e lì dipende chi ha più forza, forma fisica, più testa, più carattere, più determinazione per dov'è l'obiettivo. Domanda al capitano, a te lo posso fare, abbiamo ritrovato Serena Ortolani. Sì, l'abbiamo ritrovata, lei si è ritrovata perché secondo me Serena, l'unica sua cosa che gli ho anche detto è deve credere in più in se stessa e basta. E lei il suo problema? Sì, però arriva, io ci credo molto in lei come tutte le altre persone, penso che credere in lei, però deve credere soprattutto lei in se stessa di più. Bocca al lupo. Crepo.